No, cuore, pure io una sudata, che ti devo dire? C'è il cuscino praticamente, si è riempito di sudore, è allucinante il caldo stanotte, non tirava neanche un filo d'aria, niente, niente, che te lo dica a fare? Pazzesco questo caldo. Buongiorno a lei. Sì, c'ho da fare stamattina. Anche perché la notte non si dorme, quindi va la pi. No, era praticamente un compagno di squadra che giocavamo ai tempi, no? Quando ero giovane, nonché il papà di una bimba che piace a Giuseppe praticamente. Vabbè, senti, niente, mo ho fatto già colazione. Devo fare il caffè. Ora non si stava preparando. Sì, mo ci mettiamo in macchina aria condizionata a pompa. Sennò veramente come fai? E ce ne andiamo. Tanto l'appuntamento è per le 8:30. Metti che partiamo alle 6:30. Ci abbiamo 2 ore, un'oretta e mezza ci vorrebbe. Ci dovrebbe volere per arrivare. E ce ne andiamo tranquilli. Andiamo a vedere quest'altra cosa stamattina, che cosa dicono. E poi dopodiché domani pomeriggio saremo in quel di Bari. Ma ultimamente, povera macchina. Povero macchinone, sta sempre ad andare avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, non smette mai di riposarsi. Babbo, ma ancora, boh, oggi vediamo se si fa sentire il babbo, a meno che l'hanno addormentato completamente, lo fanno dormire questi giorni. Vabbè, vediamo, dai. No, diamoci da fare stamattina. Ieri sera. No, l'avevi detto. No, mi metto a dormire che domani mattina Luca alzo. Mi farà scattare. E vabbè, dai, noi siamo pronti per lavorare. Prendiamola sempre in maniera propositiva, perché tutto quello che fa lo fa per noi. Va bene? Beh, cuore, io mi vado a sbrigare, se no iniziamo a fare troppo tardi. Ok? E ci sentiamo dopo. Forza, vaga, forza. Andiamo a lavorare. Ciao, cuore mio. Ciao. Un bacio, un cuore e un abbraccio.